Questo è un video davvero davvero speciale. Innanzitutto quello che ho da dirvi è che vi parlerò di un libro che probabilmente non avrei letto perché si dice ci sia un genere preferito, ma quando la scrittura e la persona che compiono un'opera lo fanno in maniera egregia, ecco, ogni remora su genere o categoria viene meno ed è questa la passione sconfinata per i libri che allargano i propri orizzonti. È un video particolare non solo per l'oggetto, ma anche per l'opportunità che ho di collaborare con la mia amatissima Vale del canale Vale Libri. Anche qui una piccola e doverosa premessa. Vale è una di quelle persone che ho conosciuto per prima, rispetto alla mia esperienza su YouTube, che nonostante avesse un numero considerevole di iscritti, non ha mai ceduto ad altro se non a concedermi prima un'amicizia che è stata d'impatto e per la sua gentilezza, perché lei accoglie tutti in maniera ineccepibile, ma poi costituendo per me davvero una persona di famiglia, ed è così. E così le voglio dire ancora una volta che le sono enormemente grata per il dono che mi fa ogni giorno per la sua amicizia. Ma perché ci siamo unite? Perché insieme amiamo follemente una persona. E questa persona ha un canale su YouTube, ma soprattutto in questo caso è così che la vogliamo celebrare, e che ha il canale famosissimo e splendido. Lo so che tutti lo conoscete, ma qualora non vi fosse sfuggito per qualsiasi motivo al mondo, ovviamente vi lascerò il link. L'ora del libro. Lo metto da parte per parlarvene un po' e poi per andare a capire il perché di questo video in collaborazione con Vale. Innanzitutto, il canale di è un canale che è dir poco che dire tratti di libri, perché è sempre un discorso che va oltre il rendere una categoria. Sì, è la sua passione per, sia in questo caso per la scrittura che per la lettura, a essere oggetto fondante il suo canale, ma è anche l'amore spassionato e la delicatezza d'animo che la contraddistinguono a fare la differenza. Ve lo dico perché, con cognizione di causa, così come con Vale, anche con lei, ho potuto constatare con mano lo spessore, l'eleganza e la empatia con la quale riescono a dialogare con l'anima di ognuno. Con la mia anima, Chiara Anita, ormai il suo pseudonimo è uno dei suoi nomi, ecco, che la rappresentano. È una di quelle persone che non è ambivalente, è sfaccettata. Qualora voi vedeste un video piuttosto che un altro, nonostante l'oggetto sia la lettura o la scrittura, la eco della sua ricerca interiore è sempre predominante ed è quello che si palesa e dà il quid pluris.
Il suo entusiasmo non è finto, ma è autentico, vero. Perché sottolineo questa cosa? Perché c'è sempre forse il dubbio che un video si appaia per come in realtà poi si è relativamente in concreto nella vita reale. Io avendola potuto incontrare e avendo potuto trascorrere con lei un intero per me memorabile pomeriggio, ciò è accaduto al Salone del Libro di Torino, non di quest'anno ma del precedente, in cui si è trascorso un tempo che per me è diventato quasi senza tempo, un momento che rimane fisso e non si offusca, rimane se possibile di giorno in giorno più vivido. E ci dovevamo salutare perché eravamo lì quello stesso giorno, ma per caso a Nierno fu Galeotta, c'era la presentazione dell'ultimo libro di Annierno e abbiamo passato questo pomeriggio in cui i suoi occhi, non solo la sua voce, ma i suoi occhi mi hanno parlato. Ed è una di quelle persone che ho deciso, se ciò fosse possibile dire, perché non credo si possano decidere certe cose, ma se non è per mero sentimento, e così è, io ho deciso che lei è una di quelle persone da cui prendere esempio come faro di ciò che potrebbe essere oscuro nella mia quotidianità. Nella vita ci sono molte persone da cui trarre insegnamento e bisogna ascoltare. Talvolta bisogna fare anche una scrematura. Nel caso di Anita non mi sento di mettere dei filtri perché so che qualsiasi cosa provenga da lei è assolutamente degno di entrare nel mio cuore. Però andiamo a noi. Allora, questo video in collaborazione che nasce proprio per presentarvi questo libro che ha scritto proprio Anita Chiara. È nato appunto con la volontà di collaborare insieme a Vale, perché comunque il mio canale è piccolo, Vale è sempre delizioso, avrebbe potuto farlo da solo chiaramente e dare più eco, però si è voluta affiancare a me, e proprio per parlarvi di questo libro. Però che cosa è successo mentre noi stavamo progettando di fare questa omaggio ad Anita, di cui non sa nulla, e lo scoprirà proprio nel momento in cui uscirà questo video. In itinere, tra una cosa e l'altra, quindi abbiamo rimandato, avevamo pensato di pubblicare il video per i primi di settembre. In realtà abbiamo notato che il 30 agosto, cioè quando uscirà questo video, è il compleanno di Anita. E quale momento migliore se non questo per omaggiarla? Quindi, Anita, auguri, auguri che la tua vita sia luminosa così come i tuoi occhi lo sono, ed è per questo che ti auguro di incontrare e riscontrare tutto quello che già la tua anima demanda, sia in chi ti circonda, sia nel vigore che tu possa ritrovare ogni volta che la te stessa custodisca il tesoro prezioso che ha dentro di sé. Perché vi dicevo poi che altre particolarità sono accadute? Abbiamo intravisto che
uscirà, non lo sapevamo, proprio in questi giorni, quindi se uscirà entro il 30 metteremo il link, ma sappiate che entro, credo, settembre uscirà la seconda parte di questo racconto. E allora, dopo questi antefatti, come è strutturato questo video e perché lo facciamo in collaborazione? Proprio perché abbiamo voglia, io e Vale, che voi abbiate una impressione variegata e sfaccettata di che cosa possa demandare questo libro. Abbiamo deciso che io mandassi a Vale dei brani che mi avevano colpito e lei facesse la stessa cosa. Quindi, nel parlarvi di questo libro, vi leggerò tre brevi brani che non ho scelto io, ma ha scelto Vale. E i brani che ho scelto io li leggerà Vale nel suo video. Inoltre, con Vale, oltre all'amore folle e incondizionato che ci lega l'un l'altra, ma anche ad Anita, abbiamo un altro amore enorme, ovvero Alda Merini e la sua poesia. E prima che sapessimo appunto che questi video potessero uscire proprio il giorno del suo compleanno, avevamo deciso, mai come in questo caso, a questo punto è un augurio, di scegliere sia io che Vale appunto una poesia di Alda Merini. Una poesia di Alda Merini da dedicare a Chiara, ad Anita. Perché è appunto, come vi dicevo, una delle poetesse preferite di entrambe, ma perché è un'anima che parla al di là del tempo e al di là di ogni convenzione. Quindi, Chiara, Anita, ti regaliamo queste poesie con tutto il cuore. E anche in questo caso io ne ho scelta una e la leggerà Vale nel suo video, mentre quella che ha scelto Vale la leggerò io in questo video. Andiamo al libro che ovviamente vi invito a recuperare. Perché non ha, vi ripeto, un target, potrebbe essere annoverato nella schiera degli Young Adult, però vi ripeto, io non leggo in genere, diciamo, fantasy, e questo rientra in questo libro rientra nel genere fantasy. Ma quando ormai chi mi conosce un po' e chi dovesse essere approdato per le prime volte, sai che in maniera abbastanza serena, perché in modo educato, io possa riferire anche dei punti nevralgici di una storia, di un libro, e che quindi possa non piacermi, perché credo che nell'esporre i propri gusti non si faccia torto a nessuno, purché lo si faccia motivando e con il dovuto rispetto per tutti, perché è appunto una questione di gusti, non si intacca né la persona né il libro in sé per sé. Ma in questo caso, anche per questo io non ho lesinato e ho avuto la voglia, vabbè, davvero ero fremente nel fare questo video con Vale, perché proprio a maggior ragione, non essendo il mio genere e avendolo amato moltissimo, io non posso che consigliarlo. E perché mi ha colpito tanto? Perché innanzitutto Anita scrive benissimo e io non voglio dirlo tout court, tanto per, ma lo voglio dire con cognizione di causa, perché ho la possibilità di non solo di essere una lettrice di romanzi, ma per questioni di lavoro leggere tanto, no? Anche di altri generi, di saggi, di atti per lavoro.
E vi dico che non è così scontato, anche in determinate professioni in cui la scrittura la dovrebbe fare da padrone, a volte anche qualche giornalista, voglio dire, si può decadere, si può essere bravi, però ecco, io posso solo dirvi che la sua scrittura è assolutamente connotata dai crismi della lingua italiana, che può sembrare scontato, ma è così, ma va oltre le frasi, i termini, l'accostamento delle atmosfere che l'una frase, io ora vi sto parlando esclusivamente della lingua, l'accostamento dell'una frase accanto all'altro è perfettamente incastrata in un contesto logico. Non c'è una parola che non sia ben incassonata in questo gioiello. Quindi, innanzitutto partiamo da questo presupposto. Se lo volete leggere, se volete farlo leggere ai vostri cari più giovani, ecco, qui avremo la possibilità di dare innanzitutto un libro con una buona scrittura, che arricchisce la nostra lingua. E ora, e questa è la parte più razionale, raziocinante. Ma andiamo a quello che poi un libro deve dare. Che come leggevo, non ricordo esattamente, ma un grande intellettuale proprio in questi giorni ha rilasciato un'intervista e la condivido. Il libro non deve lasciare per forza un sapere, lo può fare in contesti scolastici, lo può fare anche in questi casi, ma deve lasciare la possibilità di attivare la mente, quindi deve educare al pensare. E in questo racconto noi riusciamo a pensare, ma non solo intellettivamente, ma anche emotivamente, perché non dimentichiamolo mai, ciò che dobbiamo, per anni abbiamo sentito, forse dobbiamo studiare, dobbiamo allenare la mente. Ecco, quello che dobbiamo educare non è solo un'intelligenza che parte dalla nostra mente, ma dobbiamo educarci ed educare alla intelligenza emotiva, che è fondamentale, non può essere messa al bando, no? Non possiamo essere i fondamentalisti dell'illuminismo inteso in senso stretto. Perché mi ha colpito? Altra tipologia, forse sono più avvezza verso quella direzione. Io sto rileggendo molto dei classici per ragazzi che non avevo letto. E li sto trovando davvero illuminanti. Sono quelle opere che a qualsiasi età, seppur indirizzate verso un certo target, sono arricchenti. In questo libro ho visto un piccolo barlume di una novità, che un libro che a me era piaciuto tanto, e se non erro anche a Vale, che è appunto 7 minuti dopo la mezzanotte di Patrick Ness, in cui il mostro viene destrutturato per una situazione davvero molto dura che vive il protagonista. Anche in questo caso, il nostro protagonista vivrà una situazione familiare molto molto difficile, talmente tanto quasi insondabile per un figlio. Qui vi do già un'idea di che cosa, di che legame, di quale sia il legame di cui vi parlo, possa affrontare. Il protagonista è Henrik e Anita Chiara ha avuto la meravigliosa umiltà di creare un mondo alternativo, perdonatemi, ma è così, che
lei è più piccolina, però al pari di Tolkien, ovvero ha creato e sta creando un mondo parallelo. Non vi sembri un azzardo dire al pari di Tolkien? Stiamo parlando di cose diverse sicuramente, ma è quella la scia. Non ha buttato qui 3-4 leggende sui paesi del nord Europa, ma ha inventato un mondo con personaggi, con usi e costumi che sono assolutamente coerenti con la storia e tra loro e che quindi non hanno alcuna pecca nella definizione di un contesto che ovviamente non è reale e che quindi potrebbe ecco, essere decisamente poco convincente se non ben strutturato, no? E invece lo è molto convincente, tant'è che voi entrate in questa natura predominante, avvolgente, talvolta che inquieta, ma spesso è invece la fonte, appunto, la linfa vitale. E tutto questo rientra in un ritmo che è avvincente. Io non voglio spiegarvi molto altro della trama, perché è proprio l'incedere delle peripezie che non sono solo fisiche, ma sono anche emotive, che a Eric, dicendovi solo appunto che Eric vive un contesto particolarmente difficile, c'è la sorellina, la mamma, e a un certo punto si ritroverà in questo altro mondo. Una cosa che avevo fatto notare ad Anita perché era venuta a presentare il libro a Napoli, figuratevi, io ne ho due copie, una autografata che non trovavo e per leggerlo ne ho comprato un altro. Quindi immaginate, lei era venuta qui a presentare il libro e le avevo fatto notare, lei diceva l'ha fatto in maniera incondizionata, c'è una delle protagoniste che è chiamata Scilla, però con la Y, e a me aveva colpito tanto perché Scilla è uno dei luoghi del mio cuore, sapete che rievoca Omero, Scilla e Cariddi, ma Scilla è un luogo bellissimo che vi invito a vedere in Calabria. Dove i luoghi della Fata Morgana, lì c'è la Costa Viola, ecco. E lei mi diceva, non è stato chiaramente voluto, ma evidentemente, infatti, anch'io riflettendoci, la eco della cultura arriva a noi e la si trasmette, a prescindere forse proprio da una volontà, specifica, a volte arriva e viene trasfusa, che vi arricchirà nella fantasia, nella mente e nell'anima soprattutto. A questo punto io ora vi voglio leggere i passi che Vale ha scelto dal libro di Chiara, di Anita, perché io li leggessi. Quindi, per scoprire invece i passi che ho scelto io, andate immediatamente a vedere il video di Vale. Lei me l'ha ovviamente fotografata e mandato, quindi non li leggerò dal libro, ma dalle foto che mi ha inviato. E ascoltate. La notte regnava con la sua oscurità e la pallida luna vigilava dall'alto, rischiarando i rami e le fronde degli alberi. Gli stivali affondavano nel terreno, lasciando grosse orme, e più mi addentravo, più i miei battiti si facevano regolari. Quel posto mi trasmetteva pace e un senso di quiete capaci di farmi dimenticare qualsiasi affanno. Ci portavo spesso anche Emily e insieme ci divertivamo a raccogliere frutti di bosco e le foglie più strane, nonché a sorprendere qualche volpe intenta a cacciare per i suoi piccoli o ad abbeverarsi.
Sentite se non è una scrittura magnifica. Guardate che non è semplice trovare un modo di scrivere così bello, non ci sono altri termini, bello. E sentite già la natura che prende parte del nostro creato in maniera amica, seppure inconsciamente insondabile. Altro passo. Allora, una cosa che vi voglio specificare, perché io ho visto che a volte si critica questa cosa, ma io la trovo interessantissima perché l'ho scoperta essere una caratteristica soprattutto dei libri di fine Ottocento. Ogni paragrafo ha una sorta di sottotitolo che vi spiega che cosa andrete a leggere, per esempio capitolo sesto, in cui Henrik supera il confine tra i mondi e conosce una vecchia sciamana. Non sono rivelazioni, è la cornice entro cui voi poi andrete a scoprire quel mondo, quindi non è una rivelazione. Io ho imparato ad apprezzare, leggendo anche altri testi, in questo momento non mi viene in mente, ma mi pare Oliver Twist, non vorrei sbagliare, ma capite quali tipi di romanzi, e io trovo sia una cosa affascinante. Quindi capitolo terzo, questo, quello che mi ha sottolineato Vale, in cui Henrik incontra una misteriosa creatura. Indietreggiai e le scarpe slittarono sul terreno ricoperto di foglie umide. Fortunatamente riuscì a non cadere. A una prima occhiata la figura sembrava umana, eppure c'era qualcosa che indicava tutto il contrario. Lunghi capelli bianco-argentei le sfioravano le caviglie magre. Un viso affilato e al contempo morbido sbucava da essi, con due occhi piccoli dal taglio orientale pitturati con strani ornamenti di colore scuro. Il corpo, tutto curvo, era fasciato da una tuta attillata, mettendo in evidenza la profonda scollatura sul décolleté e fianchi sinuosi. Anche in questo caso, vedete la commissione magnifica tra, in questo caso, la descrizione di una bellezza eterea ma carnale, quindi a volervi fare riscontrare proprio ancora questa, siamo ancora nelle prime fasi, questa ambivalenza tra il mondo reale e un mondo altro. E sentite il ritmo, vedete, lì c'è una riflessione, c'è un'introspezione, qui c'è avventura, c'è già il pathos. E l'ultimo passo che mi ha sottolineato Vale: quando alzai gli occhi, incrociai il suo sguardo granitico e l'unica cosa che vi lessi dentro fu il desiderio di confortarmi senza sterili sotterfugi compassionevoli. Nessun altro era stato capace di parlarmi con così tanta sincerità. Forse fu per questo che non mi sentii offeso. Qui io amo ancora di più le parti oltre avventurose, ma queste introspettive di cui questo libro è ricolmo. Il libro è Everlasting, il nuovo mondo, e io davvero non vedo l'ora che arrivi il secondo volume. Credetemi, è un consiglio che non va a favore di Chiara, di Anita, ma va a favore della nostra anima. Quindi, ringraziando Vale che mi ha permesso di fare un video con maggiore partecipazione emotiva, perché sono circondata dalla persona di cui parlo, dal libro di cui ho parlato e della persona con la quale sto facendo questo video, io sono davvero un'esplosione di gioia incondizionata. E quindi, oltre a fare gli auguri, carissima Chiara, auguri di vero cuore, che il mio affetto più sincero possa arrivarti nei secoli, per sempre, in qualunque posto del mondo tu sia, sappi che ciò che mi hai donato è così immenso da far sì che la mia
il mio affetto, il mio amore, la mia gratitudine siano eterni. E con questo vi saluto e dedico ad Anita la poesia di Alda Merini che ha scelto Vale per fare un omaggio appunto a Chiara e si intitola Sarò sola. Quando avrò alzato in me l'intimo fuoco che originava già queste bufere e sarò salda, libera, vitale, allora sarò sola e forse staccherò dalle radici la rimossa speranza dell'amore. Ricorderò che frutto d'ogni limite umano è assenza di memoria. Tutto mi affonderò nel divenire. Ma fino a che io tremo nel principio cui la tua mano mi iniziò da ieri, ogni attributo vivo che mi preme giace incomposto nelle tue misure. Io vi abbraccio. Auguri Anita, auguri Chiara, così come volete chiamarla, perché lei è Chiara, è Anita ed è lei. Grazie mille Vale e a prestissimo. Ciao.